Uno dei dati più importanti che sta cominciando a emergere è che territori che erano molto molto indietro nel passato cominciano ad allinearsi a quelle che sono le tendenze delle amministrazioni virtuose in Sicilia. Perciò credo che il dato più visibile è quello di Milena. Penso pure a Sutera, che hanno veramente cambiato dato percentuale. Anche i consorzi di filiera hanno riconosciuto questa tendenza in positivo. Il passo successivo è che per esempio il sistema 1-1, voglio dire, ormai è assodato, voglio dire, dove c'è il sistema 1-1 si vedono i dati, si vedono, voglio dire, i risultati, e vedendosi i risultati con questo sistema, con questo metodo messo in campo da 1-1, sarà visibile anche per i cittadini che verranno coinvolti nella differenziata. Un dato su tutti, voglio dire, anche sulla bollettazione, in primis è quello di Sutera. Abbiamo dati reali, abbiamo dati che non possono essere smentiti, e io credo che tutti gli altri sindaci dell'SRR credo che dovrebbero iniziare un percorso che portano agli stessi risultati di Milena e di Sutera. Questo, il sistema di tracciabilità e l'identificazione del soggetto penso che sia la cosa migliore, perché o si coinvolgono in toto i cittadini, o se no, voglio dire, non si può fare la differenziata senza la collaborazione dei cittadini, onestamente. Cioè, non vedo altre strade rispetto a questo.